L'Avellino si chiude nella sua concentrazione massima. Settimana di allenamenti a porte chiuse per mister Rastelli e i suoi ragazzi. Oggi doppia seduta di avvicinamento al derby contro la Juve Stabia di lunedì sera. Match che sarà quasi certamente senza tifosi biancoverdi e con la curva giallo-blu vuota. Spettacolo sugli spalti, se dovesse esserci, solamente nelle tribune. Tanta curiosità di capire se Rastelli cambierà qualcosa per dare già una prima scossa alla squadra. Scossa arrivata anche dal presidente D'Agostino, che ieri ha fatto visita al Partenio e ai suoi ragazzi, incoraggiando lo stesso tecnico campano. Parole di unità e compattezza, ma anche di sprono a ribadire che questo non potrà essere un campionato deludente. Da monitorare le condizioni di Maisto alle prese con un problema muscolare, mentre qualcosina potrebbe anche cambiare nell'undici titolare. Il candidato numero uno sembrerebbe essere Sannipoli nel ruolo di mezzala, che potrebbe dare un po' più di quantità e robustezza alla mediana. Se al posto di Dall'Oglio o di D'Angelo sarà da capire. Mossa non scontata comunque con Rastelli, che potrebbe anche confermare la fiducia al blocco visto contro il Latina, sul quale bisognerà però lavorare. Priorità alla distanza tra i reparti ad una squadra troppo lunga e frenetica. Errore madornale per una compagine così esperta che, al di là del 23enne Ghidotti, schierava una formazione titolare con il più giovane Palmiero, classe 96 e con 118 presenze già in Serie B. Gruppo maturo e che sa come si fa, almeno sulla carta. Almenti lunedì sera ci si attende una prima risposta di rabbia, di qualità, insomma, che sia la dimostrazione che tutti possono sbagliare una partita.